diretta da Città della Scienza, io invito sul palco il dirigente scolastico dell'Istituto Walter del Bartolomeis. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. L'Istituto è un fiore all'occhiello del nostro territorio campano che appunto ci permette di rappresentarci non solo nel nostro bel paese ma in realtà nel mondo attraverso le bellissime porcellane di Capodimonte e non solo. Sì, oggi lo possiamo dire, siamo una scuola che sta in questo momento rappresentando l'eccellenza del nostro territorio nel mondo, non solo a livello territoriale, ma davvero stiamo avendo un eco molto molto forte, una grande attenzione che è frutto di un lavoro intenso, convinto, di condivisione, che in realtà si è sviluppato negli ultimi anni, a partire da quando nel marzo 2017 abbiamo ottenuto, grazie al lavoro della Regione, del Presidente Luca e dell'Assessore Fortini, il riconoscimento di indirizzo raro. È partito da lì un progetto di rinascita in cui le istituzioni hanno creduto. E io questa storia ve la voglio raccontare brevemente, ma ve la voglio raccontare per dire che cosa accade, qual è il cambiamento che si innesta nel momento in cui proprio c'è la sinergia tra le istituzioni e tra chi è realmente sul campo, e per dare anche uno stimolo ai nostri ragazzi, ai giovani tutti, non soltanto i miei che vi aspettano fuori per una performance, sono lì che stanno già in azione. Che cosa succede quando effettivamente si innesca questo circolo virtuoso di collaborazione, di sinergie e di sostegno reciproco, quando la scuola è al centro non solo nelle parole ma anche nei fatti? Ecco, succede che la scuola diventa protagonista di cambiamento, di crescita culturale del territorio e generatrice anche di economie. Questo lo voglio dire perché è importante che si capisca cosa, che in realtà la scuola ha un ruolo predominante, prioritario all'interno dello sviluppo del paese. Una cosa la voglio sottolineare, sento spesso dire la ripartenza della scuola, questa storia dura da poco più di 3 anni, 1 anno e mezzo e anche più di pandemia, quindi voglio dire siamo stati dimezzati. Quello che vi sto per raccontare è quello che è successo praticamente in un tempo brevissimo, sembrerebbe, ma in realtà la scuola non deve ripartire, la scuola non si è mai fermata, la scuola ha sempre trovato soluzioni e ha dato risposte ai problemi. E infatti abbiamo raccolto grandi risultati che sono arrivati appena abbiamo potuto ricominciare, appena abbiamo potuto essere nuovamente attivi, con grandi collaborazioni. Calatrava, Patricia Urchiola sono archistar di livello internazionale e hanno lavorato con i nostri ragazzi, con i nostri docenti, con i nostri maestri ed erano felicissimi di farlo. Queste collaborazioni hanno aperto orizzonti ai nostri giovani, che hanno recuperato fiducia in se stessi, hanno capito qual è il ruolo, la loro importanza e le prospettive future, le prospettive anche di lavoro, perché noi operiamo in grande sinergia con il territorio, con il sistema produttivo, con il comparto artigianale nel nostro caso, nel caso specifico appunto del Caselli e Real Fabbrica di Capodimonte. Noi gestiamo il Giglio, che è il marchio della Real Fabbrica di Capodimonte, che risale al 1743, c'è un'azienda speciale che noi gestiamo con le risorse che abbiamo e ne raccogliamo altre. Abbiamo proprio settimana scorsa avuto un'asta sbattuta da Christis, che è venuta da noi per la prima volta al sud e a Napoli pro bono, senza chiedere nulla, per una raccolta fondi con nostre opere realizzate dai nostri ragazzi, dai nostri maestri, con Patricia Urchiola, che sono andate tutte a grandi collezionisti in ogni parte del mondo, dall'America al Giappone. Tra i nostri nuovi collezionisti abbiamo anche Mancini, il CT della Nazionale, ma ce ne sono molti altri che non vogliono essere nominati perché sono donatori, benefattori, e abbiamo fatto una raccolta straordinaria, ma non è l'unica. In realtà non ho il tempo di raccontarvele tutte, ma vi voglio invitare a conoscere questa realtà proprio perché è, come dire, un modello possibile che si è riuscito a realizzare solo ed esclusivamente perché c'è stata grande sinergia tra le istituzioni e la scuola. Grazie all'Istituto, grazie a voi. Caselli, grazie al dirigente scolastico Walter De Bartolomeis per essere stato con noi. Grazie.